Ciao, qui Danilo Marucca di diritto alla meta.it e in questo video andiamo ad attingere dal grande Michael Jordan, che è stato uno dei più grandi sportivi di sempre, ha vinto tutto, ha fatto record straordinari. È stato tra l'altro il primo sportivo a diventare miliardario e ha ispirato una quantità enorme di atleti. Andiamo ad attingere dalla sua esperienza, dalla sua carriera e dalla sua vita per andare a riflettere su alcune lezioni importanti. La prima è che non devi mai accontentarti. Quando Michael Jordan vinse il primo campionato con i Chicago Bulls, ai tifosi mostrava il dito due, il dito con i due trofei. Perché mostrava due dita? Per il semplice motivo che stava già pensando al prossimo trofeo. Quando con i Chicago Bulls vinsero due trofei, lui indicava tre dita al pubblico. Quando ne vinsero tre, lui indicava quattro. Era sempre un trofeo avanti, tanto che negli spogliatoi, anche lo stesso giorno in cui vincevano i campionati, lui andava da Tim Grover, che era il suo personal trainer, e in pratica gli chiedeva: come posso migliorare per raggiungere più risultati l'anno prossimo? Quindi questa sua mentalità è estremamente competitiva. Una volta disse: tante persone hanno un talento incredibile, ma la differenza tra me e loro sta nel fatto che non troverai nessuna persona più competitiva di me. Era così tanto competitivo che una volta, giocando contro un suo amico a ping pong, perse e i 6 mesi successivi li passò allenandosi come un matto per poterlo battere. Non accettava il fatto di arrivare secondo. Perché questa è una cosa importante? Perché se tu vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, non devi accontentarti e devi spingerti sempre oltre. Noi abbiamo ingabbiato il nostro desiderio di espanderci, di ottenere di più, di avere di più nella nostra vita, l'abbiamo bloccato tramite il concetto che non è etico, non è giusto avere di più, non è etico, non è giusto possedere di più oppure ottenere di più, perché ad un certo punto ti devi accontentare. Perché è sbagliato accontentarsi? Per il semplice motivo che se Dio ti ha dato un talento, tu lo devi sviluppare al massimo, non lo devi sviluppare allo 0,1%, perché se lo sviluppi un po' di più, no, quello è peccato. È peccato se tu non esprimi appieno il tuo talento. Se ti è stato dato un dono, tu lo devi esprimere appieno. Se questo implica che poi, grazie a quel dono, vinci 100 campionati, ok, li devi vincere, perché quella è la tua missione. Ti è stato dato un dono per poterlo esprimere affinché tu possa essere di ispirazione per gli altri. Noi prendiamo di ispirazione Leonardo da Vinci perché aveva un talento enorme, prendiamo di ispirazione Michael Jordan perché ha curato e ha lavorato tanto sul suo talento, prendiamo di ispirazione persone che hanno lavorato anni e anni per perfezionare un loro talento. Non prendiamo certo di ispirazione una persona che non ha talenti, che non si impegna per coltivarli. Mi raccomando, coltiva i tuoi talenti e non accontentarti mai. Anche quando ti sembra di aver ottenuto un buon risultato, spingiti oltre, perché in natura ciò che non cresce muore. Lezione numero 2, altrettanto importante: se vuoi vincere, devi rischiare di perdere. Una volta Michael Jordan si trovava nella sua palestra e c'erano tanti altri giocatori, tante altre persone, e iniziò una sfida con un giocatore in particolare. Iniziò una sfida nei tiri liberi. Michael Jordan vinse e iniziarono a scommettere dei soldi. Vinse prima 1000 dollari, poi quando la posta in palio si spostò sui 5000 dollari, Michael Jordan perse, ma non accettando la sconfitta, decise di giocarsi la sua auto. Quindi chiese all'avversario: tu con che macchina sei arrivato? L'avversario rispose: con una Mercedes. E lui gli disse: ok, io sono arrivato con una Ferrari, giochiamoci le auto. A me non importa se è una cosa giusta, se è una cosa etica, se è corretto oppure no. Mi interessa che entri nella mentalità del fatto che quando vuoi vincere, in tanti casi devi essere disposto a perdere qualcosa. In questo caso lui avrebbe perso la sua Ferrari, in realtà poi ha vinto, quindi ha vinto l'auto, ha vinto una Mercedes, non so quale, però ha vinto l'auto dell'avversario, ma ha rischiato di perdere. Questa capacità di voglio così tanto vincere, però rischio anche di perdere qualcosa di importante,
è fondamentale. Una volta stavo giocando a scacchi contro un gran maestro in una partita che durava pochissimo. Considera che se io con le mie attuali capacità giocassi con un gran maestro di scacchi partite lunghe mi asfalterebbe. Però giocando partite brevi sono molto bravo, vedo le cose in maniera molto veloce, ho una mente molto reattiva, posso giocarmela anche se ero un gran maestro. Che cosa è successo? Che c'era una posizione in cui io per poter vincere ho dovuto sacrificare quasi tutto, rischiando tantissimo. Però alla fine, grazie ad una marea di sacrifici, ho vinto. Questo ti insegna che quando vuoi vincere devi essere disposto a sbagliare, a fallire e a ripartire. Altra lezione importante, difendi la tua reputazione. Una volta, quando Michael Jordan giocava a baseball, perché dopo la morte di suo padre smise di giocare a basket, a fianco al campo di baseball c'era un campetto di basket dove diverse persone andavano tutti i giorni ad allenarsi, e una volta due di questi sfidarono Michael Jordan a basket. Considerando che erano due contro uno, avevano un netto vantaggio e infatti inizialmente stavano vincendo, fino a quando, contenti della possibilità di vincere Michael Jordan a basket, iniziarono a prenderlo in giro in maniera eccessiva e a scommettere $100. Da quel momento in poi Michael Jordan diventa implacabile, li asfalta, li distrugge e vince i $100. Al che uno dei due avversari sconfitti gli disse: scusami, fino ad adesso avevi giocato in maniera tranquilla, una volta che abbiamo scommesso soli $100 sei diventato una belva, come mai sei diventato così aggressivo, perché per i $100? E lui gli ha risposto: no, perché se io avessi perso voi avevate la possibilità di dire che avevate battuto il grande Michael Jordan. Era così ossessionato dalla chiaramente immagine che dava di se stesso, dal fatto che al suo nome aveva legato l'eccellenza, che non accettava di perdere neanche in una partita poco importante. Questo è fondamentale, devi collegare al tuo nome l'eccellenza. Come lo fai? Puntando all'eccellenza ogni santo giorno. Non è una cosa facile, non è una cosa bella, però è una cosa importantissima. Devi collegare al tuo nome l'eccellenza. Devi rispettare chiaramente la parola che dai per farlo. Se sei un politico e hai promesso qualcosa, falla, punto. Devi impegnarti per fare le cose che sono giuste anche se non ti convengono. Devi impegnarti per rispettare la tua parola quando per esempio hai detto: farò questa cosa, fai in modo che poi tu la faccia. Se hai dato il tuo sì, fai sì che sia un sì. Se hai dato il tuo no, fai sì che sia un no. Rispetta la tua parola e soprattutto punta ad alzare i tuoi standard e non accettare nulla di meno dell'eccellenza. Quando punti all'eccellenza, la mediocrità non è accettata. Altro pilastro sul mindset che viene dal grande Michael Jordan: allenati più degli altri. C'è stata una gara, una partita dove Michael Jordan doveva fare un tiro libero. In pratica un tiro libero è quando non hai avversari davanti, siete solo tu e il canestro, ed è la possibilità quindi di fare canestro con più facilità. Questo a livello teorico, perché chiaramente là c'è tutta la pressione dei tifosi, del momento, della gara, l'adrenalina, eccetera. Comunque Michael Jordan doveva fare un tiro libero e un suo avversario, Mutombo, iniziò a provocarlo dicendogli: se sei davvero forte falla ad occhi chiusi. Michael Jordan allora chiude gli occhi, prende la mira, lancia la palla e mentre la lancia dice: questa è per te, fa canestro, guarda il suo avversario e sorride. Era così bravo, era così eccellente in ciò che faceva che poteva farlo ad occhi chiusi. Era così bravo a giocare che la volta in cui venne avvelenato perché ordinò una pizza a notte fonda e i tifosi della squadra avversaria avvelenarono, pare che andò così la cosa, poi non so di preciso, però avvelenarono la pizza, gliela portarono avvelenata in maniera tale che mangiandola Michael Jordan il giorno dopo non poteva sicuramente giocare. Invece gli andò male, perché Michael Jordan sì, mangiò la pizza, è stato malissimo per parecchie ore, ma il giorno dopo ha preteso di giocare
e li ha asfaltati, nonostante non avesse tutta l'energia che di solito mostrava, nonostante si vedeva che non era al top, però ha fatto una performance straordinaria, tanto che l'allenatore della squadra avversaria disse: cavolo, ero forse l'unico che non aveva capito che Michael Jordan stava male, perché a livello di prestazione era stato favoloso. Quindi fai più degli altri, allenati più degli altri. Considera che Michael Jordan si allenava 3 volte al giorno, si allenava 2 volte la mattina e 1 di pomeriggio, si allenava, faceva pausa giocando a golf, si riallenava, faceva pausa pranzo, si riallenava e poi cena e andava a dormire. Non c'erano discoteche, non c'erano feste, non andava da nessuna parte, totale disciplina, perché non voleva fumare, non voleva bere d'altro, per il semplice motivo che il suo unico scopo era diventare il numero uno in ciò che faceva. Il numero due non gli sarebbe bastato. E qui sta il segreto di Michael Jordan, il fatto che un ottimo risultato a lui non bastava, voleva di più. Quel volere di più lo puoi naturalmente prendere e andarlo ad adattare alla tua vita, alla tua situazione, per fare in modo che ti spingi ad ottenere di più, ad avere di più e a darci dentro per portarti a casa i risultati che davvero desideri. Ricordati che hai un potere enorme, hai un potere infinito, puoi raggiungere qualsiasi obiettivo desideri, però devi essere disciplinato. Questa disciplina la devi trasformare in fare più degli altri, studiare di più degli altri, allenarti di più degli altri, perché questo fa la differenza.